Cristina De Felici, cantante, ballerina, presentatrice, ho dimenticato qualcosa? Modella. Attrice. Buonasera a tutti, modella. No, adesso scherzo, sono tante, insomma, tante vesti e sono felicissima di essere quest'anno presentatrice della 10ª edizione dell'International Tour Film Festival, che insomma è ospite del grande direttore Piero Pacchiarotti. E felicissima poi di unire il mondo del cinema, come questa sera faremo un omaggio allo sport, sì, con tre campioni, e quindi sono davvero davvero contenta. Era già stata a Civitavecchia altre volte? Sono stata a Civitavecchia sempre all'International Tour Film Festival, perché l'anno scorso sono arrivata in finale con il concorso Musicals Player, che è un concorso dedicato al mondo del cinema, in omaggio ai 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, e abbiamo voluto, ecco, omaggiare questo grandissimo maestro e artista con un videoclip di un suo film, che è Roma, del 1972, con Anna Magnani. Quindi mi sono voluta cimentare nelle sue vesti, perché appunto la figura del cosplayer è quella di rappresentare il personaggio di un film, e mi sono molto molto divertita. Ma tra tutte le cose che fa, qual è quella che le piace di più? Presentare. Ha conosciuto anche i nostri campioni dello sport, i campioni di Civitavecchia, Risitano, Marsiglia e Cammoni. Che impressione le hanno fatto? Assolutamente, ho avuto anche l'occasione di conoscerli questa sera, e sono sempre comunque molto rigorosi, devo dire la verità, perché poi lo sport è anche questo, è disciplina, e quindi è giusto anche raccontare tutto quello che c'è dietro quello che è, diciamo, la loro vita quotidiana, perché poi è fatta anche di sacrifici, ma sicuramente di tanta, tanta passione. Cristina De Felici e benvenuti alla terza serata della 10ª edizione dell'International Tour Film Festival. Grazie di questo applauso venuto dal fondo, e che proseguiamo per questa serata che inizia con un grandissimo omaggio allo sport. L'International Tour Film Festival ha da sempre mette in risalto tutte quelle che sono, diciamo, le eccellenze del territorio. Questa sera con tre grandi personaggi dello sport, tre per me artisti dello sport, tre grandi talenti anch'essi internazionali, come il nostro festival, quindi c'è sempre un trade union, e sono tre campioni veri, tre atleti molto popolari che tutti voi conoscete, e iniziamo con una clip per vedere le loro prodezze. Bravo Mattia! E questa era la prima clip che racconta la storia, il percorso del primo campione di questa sera, che invito a raggiungere sul palco, Mattia Cammoni. Buonasera, buonasera e benvenuto. Velista tra i più forti al mondo, già medaglia d'oro agli europei che ai giochi del Mediterraneo nella vela, e che ha partecipato anche alle ultime due Olimpiadi. Ci racconti questa grandissima emozione? Sì, partecipare alle Olimpiadi è stata il coronamento di tanti anni di sacrificio.
Purtroppo questa Olimpiade in particolare, quella di Tokyo 2020, non si è conclusa nel migliore dei modi, però da parte mia c'è stato il massimo impegno. Poi nello sport, lo sport è crudele un po' come la vita e questa volta è toccata a me, però sono pronto e voglioso a raggiungere l'obiettivo che mi sono posto lo scorso mese, fino a un mese e mezzo fa il mio obiettivo era la medaglia, adesso è lo stesso, quindi sono di nuovo in tavola a divertirmi e allenarmi per le prossime Olimpiadi. Ho sentito in sala un commento di qualcuno che vorrebbe ripetesse proprio che era un incoraggiamento. Il futuro, quali competizioni ti attendono, quali traguardi? Sicuramente tanti allenamenti, perché poi per arrivare alle Olimpiadi nel giusto stato di forma più che altro sono gli allenamenti la cosa fondamentale. Le gare sono solamente un punto di verifica. Saranno tantissime, le più importanti inizieranno a gennaio 2023, che saranno le prime gare di selezione olimpica, e fino a quel giorno saranno allenamenti. Sì. In bocca al lupo per tutto e chiamo a premiare la giornalista TV e stampa Barbara Carrer. Buonasera Barbara e benvenuta. Siamo qui appunto per premiare questi campioni questa sera, quindi eccellenza nel cinema, eccellenza anche nello sport. E quindi ITFF Special a Mattia Camboni. Grazie. Per la sua meritatissima attività sportiva. Grazie Mattia. Mattia Camboni, anche per te premio speciale qui all'ITFF, quanto fa piacere ricevere comunque un premio così in un festival così importante? Ma è piacevole, perché comunque vedere l'affetto da parte di tutta la città è quello che in questo periodo mi ha aiutato più di tutti, quindi è sicuramente una bellissima occasione per continuare a avere e trovare la forza per andare avanti. Ti ci vedi come attore? Un futuro come attore? Non lo so, sono uno abbastanza aperto a tutto, quindi chissà. Senti, torniamo però a parlare della tua carriera, insomma di quello che ti aspetta e di quello che hai fatto qualche mese fa. Smaltita la delusione delle Olimpiadi? Smaltita è un parolone. Diciamo che ormai sono consapevole che è una cosa passata e che continuare a rimuginarci sopra non è che mi possa aiutare più di tanto, quindi ho ripreso già gli allenamenti, sono sicuramente più forte di prima e più voglioso di prima ad arrivare a quell'obiettivo che era qualche mese fa e lo è tuttora, quindi sono abbastanza tranquillo e voglioso e più forte di prima, diciamo. E adesso c'è il foil, come va con questa nuova tavola? Beh sì, adesso la tavola per le prossime Olimpiadi è cambiata. Io, essendo l'unico atleta alle Olimpiadi italiano, sono quello che ha iniziato più tardi tutti, 2 settimane fa, e ora è un po' una rincorsa verso gli altri avversari. Sono tutti un po' più avanti, però come ho detto prima mi sento voglioso e forte e pronto a passare quest'inverno pienamente sulla tavola, quindi non mi spaventa più nulla dopo quello che mi è accaduto, dico la verità. Prossimi appuntamenti? Adesso vado a fine ottobre, vado in Francia, a Marsiglia per fare l'europeo, ma per me sarà più che altro un'occasione per appunto passare molte ore in mare e fare pratica, esperienza. Poi i primi obiettivi saranno il prossimo anno, ma anche il prossimo anno, soprattutto nella parte iniziale, non ho grandi aspettative. Grandi aspettative, sì. Il livello purtroppo è già molto alto e io sono indietro, quindi ci sarà da soffrire nella prima parte del quadriennio, sperando che di concludere nel modo giusto tra 3 anni e mezzo. In bocca al lupo. Grazie mille, ciao. Sì.
mondiale e già campione mondiale dei pesi leggeri IBO. So che in questo periodo ti stai preparando per le prossime competizioni. Sì, ho combattuto ultimamente il 25 giugno qui a Civitavecchia, ho fatto il Giro del Mediterraneo, mo a dicembre farò l'Unione Europea, vi farò tutta la scalata, poi l'Europeo e il Mondiale. E nel 2022 penso di chiudere la mia carriera e ritirarmi e aprire la mia palestra. Un applauso! So che mi cercavo anche l'unione tra cinema e sport, so che hai un progetto che ti lega al cinema. Il mio documentario, Tizio, storia di un grande campione, che sta su Amazon Prime, dove dice parte della mia carriera e della mia vita, dove lì c'è anche il mio compagno, il mio amico che ama lo sport, che è Federico Zampaglione, associamo bene sport e musica insieme, mi diverto con lui, perché no, chissà, sì, domani anche un po' di cinema va bene. Vorresti fare l'attore? No, però sai, in mezzo ai sport, diciamo, ai video musicali, è sempre cinema, perciò ti diverti, l'ho fatto Federico, e perché non fare l'altri? Bellissimo, quindi il connubio tra arte, musica e sport. Chiamo, richiamo qui a raggiungermi la giornalista di Questampa, Barbara Carrer, per la consegna dell'International Tour Film Festival Special Award ad Emiliano Marsili. Barbara, grazie. Complimenti Emiliano. Grazie Emiliano, grazie Barbara, ci rivediamo tra pochissimo. Premio speciale anche per il pugilato, in questo caso per Emiliano Marsili, accompagnato da Mario Massai, per quanto riguarda appunto l'ITFF. Quanto orgoglio c'è in te per questo nuovo premio per la tua carriera? Fa sempre piacere, perché vuol dire che nello sport abbiamo fatto qualcosa di importante, abbiamo vinto qualche cosa e niente, ma non si vince da soli, c'è qui con me mio maestro Mario Massai, che fa parte del mio team con Gino Rapolo e tutto il resto, che ho vinto grazie anche a loro, perché la squadra fa l'unione e l'unione fa la forza. Mario, siete abituati insomma a vincere premi ormai sia tu che Emiliano, però fa piacere riceverlo in un festival comunque così importante per Civitavecchia, ma non solo. Certo, è una cosa molto importante, vuol dire che lo sport inizia a tenere testa alle altre cose. Insomma, che il pugilato anche è sempre più importante tra gli sport. Sì, in effetti è così, il pugilato è un'educazione sportiva, non tutti hanno gli attributi per farlo, e Emiliano è stato un campione che ha dimostrato di avere gli attributi giusti. Abbiamo scavalcato le soglie di tutto il mondo per andare a prendere i titoli che ci appartenevano. Non è finita però, perché adesso hai un nuovo incontro, mi dicevi a dicembre, quindi Unione Europea, cintura dell'Unione Europea pesi leggeri. Sì, abbiamo vinto l'asta, Salvatore Cherchi, la famiglia Cherchi ha vinto l'asta per l'Unione Europea per me contro lo spagnolo, un ragazzo giovane, buono, 15 incontri, 13 vittorie, 2 sconfitte, un ragazzo valido, e sarà bello fare questa Unione Europea, rimettermi in gioco, perché sono ripartito dal titolo mediterraneo. Mo farò l'Unione Europea, se vinco l'Unione Europea farò l'Europeo, se vinco l'Europeo farò il Mondiale, e vorrei chiudere tutta questa trafila entro il 2022, fare tutto il 2022, chiudere la mia carriera e aprire la mia palestra. Quindi sarete prontissimi insomma per dicembre, come vi state allenando? Certo, Emiliano comunque è sempre un ragazzo, anche che ha qualche annetto adesso, ma è sempre un ragazzo giovane sopra ring. Abbiamo dimostrato l'ultimo incontro che ha fatto che non è un pugile da battere così, insomma, ci vuole ben altro per batterlo. Ci stiamo preparando bene e, come al solito, lui risponde molto bene agli allenamenti. Si parte da lontano per arrivare in tempo all'incontro. Ecco Emiliano, una curiosità, insomma, così. Tu hai un documentario che è andato molto bene su Amazon Prime, ma il mondo del cinema ti affascina? Magari quando ti ritirerai, oltre a fare l'allenatore, potresti pensare al mondo dello spettacolo, dove hai anche tanti amici?
Beh, molto affascinante il mondo dello spettacolo, tutto quanto. Poi mi è piaciuto anche fare Tizio, storia di un grande campione, su Amazon Prime. Abbiamo fatto insieme, anche c'è anche il maestro, c'è Federico Zampaglione, il mio carissimo amico, che associamo anche sport e musica insieme, che è una cosa bellissima. Chissà, da cosa nasce cosa, chissà che non si farà qualcosa anche nel cinema. Aggiungiamola. No, beh, 3 volte campione regionale, più molte gare nazionali, però poi ciò mi ha consentito di arrivare a fare i finali mondiali europei, che poi ho vinto e ricordo con molto piacere. I tuoi prossimi obiettivi? Questa è una domanda che ho voluto fare a tutti voi tre. E allora, intanto il primario è settimana prossima, avrò la gara al Mugello, quindi siamo primi in campionato e soli 2 punti di vantaggio, quindi sarà una finale decisiva e cerchiamo di portare a casa il titolo anche quest'anno. Assolutamente sì. Il tuo rapporto con il cinema? A livello, diciamo, di atleta, ho fatto solo spot pubblicitari per Sisley o questo tipo di cose. E a livello personale invece sono un grande appassionato di film, diciamo che in quel momento tutta la velocità con cui vivo la vita si ferma e stacco e riesco a stare un'ora e mezza fermo sul divano concentrato su quella cosa. In bocca al lupo davvero per tutto e chiamo a far raggiungerci ancora una volta Barbara Carrer per la consegna dell'International Tour Film Festival Special Award a Nicolas Risitano. Proseguiamo l'applauso, più forte incoraggiamento per la loro meritata, meritatissima attività sportiva.
Nicolas Risitano, premio speciale per te, vengono premiate le eccellenze civitavecchiesi dello sport, oggi ci sei anche tu, insomma quanto fa piacere ricevere un premio qui all'ITFF? Beh, fa tantissimo piacere perché questa è la città, è la mia città, è la città dove vivo da 27-28 anni e diciamo che quando ottieni dei successi e portarli a casa e essere onorato nella tua città è un orgoglio per me, a nome di tutta la popolazione che la vive. Te l'aspettavi di poter ricevere un premio così? Me l'aspettavo sì, perché i risultati che stiamo ottenendo sono pazzeschi a livello mondiale, quindi diciamo che la premiazione era quasi ovvia. Mi fa piacere che sia stato organizzato questo evento e che diciamo ci sia chi si è accorto di ciò e dia un valore a questo, specialmente, ripeto, per la nostra città che sforna veramente tanti talenti. Parliamo anche della tua carriera, di quanto ti sta accadendo adesso con la Ferrari. La stagione insomma sta andando molto bene, anche se poi nelle ultime gare sei stato un po' sfortunato. Che cosa ti aspetti adesso dalle prossime gare? Allora, diciamo che abbiamo iniziato l'anno con questa nuova avventura in una nuova categoria, che è il Gran Turismo, al primo anno per me, quindi l'obiettivo che avevamo diciamo tarato era riuscire ad arrivare nei primi tre, sarebbe stato un successo. In effetti ad oggi siamo primi nel campionato sprint e secondi purtroppo dopo la rottura della macchina a Vallelunga nell'Endurance, altrimenti saremmo primi anche lì. Mancano due gare alla fine e quindi ci giochiamo entrambi i campionati, stiamo lottando per la vittoria e quindi cosa di meglio. E adesso, correggimi se sbaglio, c'è il Mugello, quindi una gara in casa, quindi è una gara insomma che ha il sapore speciale per te. Sì, sia perché l'autodromo è fantastico, sia perché ha un certo fascino. E poi perché, ecco, essendo appunto una finale, ci giochiamo il tutto per tutto. E partiremo giovedì e avremo la gara, una gara il sabato e una la domenica, e spero domenica sera di poter festeggiare il più possibile.